freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Automation made human friendly per i freelance. Quindi la Gisella. Gisella, inaugura il pomeriggio. Intanto ciao a tutti. Io mi presento come prima cosa perché è il primo anno che vengo al Freelance Camp, quindi non mi sono presentata su nessun altro canale e non mi conosce nessuno. Mi chiamo Gisella Gallenca, mi occupo di web design e di user experience. Sono felicemente entrata nel 16° anno di esperienza professionale, quindi ho cominciato tanti anni fa, ho lavorato in Italia, poi all'estero, poi in Italia all'estero e poi finalmente di nuovo in Italia. Sono stata freelance per tanti anni, ho lavorato da dipendente anche per tanti anni e adesso sono fondatrice di una società che si occupa di design digitale. La mia specializzazione è appunto il front-end design, l'user experience e più di recente, ma neanche troppo, ho cominciato a interessarmi, a approfondire gli argomenti legati all'automation e soprattutto l'automation quando legata a piattaforme di low code. Originariamente ho scoperto tutti questi strumenti e questi modi di lavorare lavorando, facendo la consulente per aziende molto grandi, e però di recente ho scoperto, provando prima di tutto su di me e poi provando su alcuni clienti del mio studio, che l'automation fatta con alcuni strumenti low code, quindi che non richiedono grande effort a livello di programmazione, diciamo, sono molto efficaci, molto utili e soprattutto sostenibili anche per le piccole realtà e per i freelance, per gestire la propria attività. E oggi vorrei raccontarvi un pochino quella che è la mia esperienza, quelli che sono i miei consigli per cominciare a capire se la nostra attività, se la vostra attività da freelance può essere in qualche modo resa più efficiente, migliorata, alcuni processi magari più efficaci, più veloci e più leggeri grazie a queste tecniche. Il mio approccio è soprattutto incentrato sull'usabilità. User-centered design è il mio pallino da sempre. È il mio pallino da sempre perché io in realtà, appunto, mi presento come una che usa la tecnologia così, ma la verità è che sono un'impeditona. Quando ero piccola avevo problemi con le chiavi, col cruscotto della macchina e con tutti questi dispositivi che hanno un'interfaccia complessa o meno, ma che ha qualche criticità nell'uso. Quindi mi sono sempre chiesta, a un certo punto ho cominciato a chiedermi perché certe cose sono così difficili da usare se non sono fatte in una certa maniera. E quindi da lì, ero all'università, ho scoperto questa disciplina della UX, ho cominciato a studiarla. Era tantissimi anni fa, parliamo di 20 anni fa, per cui nessuno sapeva cosa fosse qua in Italia. Non c'era quasi nessuno, se non a livelli altissimi, che praticava queste cose. Quando sono andata all'estero ho cominciato ad usarla per vari motivi, quando sono tornata in Italia ancora non c'era e adesso, dopo la pandemia, improvvisamente anche l'user-centered design, l'user experience, la customer journey, tutte queste cose che a me piacciono tantissimo, hanno cominciato a essere richieste e a decollare. Ora, come vi ho accennato, l'automation io l'ho vista per le prime volte, l'ho imparata o all'università o facendo delle consulenze per realtà molto grandi, quindi o multinazionali o agenzie internazionali, mentre ero all'estero, per organizzazioni grandissime. Ma mi sono resa conto che questi strumenti che le grandi realtà utilizzano ad altri livelli si possono utilizzare anche nel piccolo, nel business piccolo, nel business individuale, eccetera, e che sono utilissimi per rendere il lavoro più facile, per risparmiare un sacco di tempo, per evitare un sacco di errori e anche, se progettati attentamente,
per rendere l'esperienza dei nostri clienti molto più coinvolgente, costante nel tempo, replicabile su clienti di tipo analogo o su servizi di tipo analogo. Però, c'è un però, quando io propongo questo tipo di interventi o questo tipo di attività, la maggior parte delle volte il freelance o la piccola impresa mi risponde: ma io non lo voglio fare. Perché? Costo, per la tecnologia, per cosa? Perché penso che l'automazione personalizzi il rapporto col cliente. No? La mia risposta di solito è: dipende. Può. Appunto, se utilizzato male, se studiato male, può complicare le cose. Ma se i processi di automazione vengono utilizzati a proposito, vengono progettati bene, per quella che è la mia esperienza personale che sto portando ho portato avanti in questi 4 anni in cui ho l'agenzia e che sto portando avanti tuttora, è che automatizzare alcune cose, non tutto, alcuni processi che sono più adatti, che sono più onerosi, noiosi, ripetitivi da portare avanti, che sono magari attività che richiedono meno qualificazione professionale, in realtà, come dire, anche sul piccolo paga, assolutamente. E ovviamente mi sono anche chiesto e anche provato a mettere giù una tecnica che serva a fare ciascuno di noi nel suo lavoro e in autonomia una prima analisi, un primo studio per capire se la propria attività può beneficiare come di questi strumenti, di questi metodi e di queste tecnologie. Allora, il primo passo che io consiglio di fare a chi si interessa, a chi è attratto, incuriosito da questi argomenti, è cominciare a pensare quali sono i processi della propria attività che potrebbero essere resi automatici. Di solito sono quelli molto ripetitivi, che hanno la caratteristica di avere tanti step di contatto con i clienti, che questi step non è necessario che siano iperpersonalizzati, ma possono essere replicati in modo sempre simile, magari introducendo degli elementi di personalizzazione come il nome del cliente, il nome del prodotto, la durata di un contratto e così via, ma tendenzialmente sempre, come dire, servizi che facciamo e che tendenzialmente sono sempre uguali per tutti. E quindi, diciamo, questa è la prima fase. Faccio alcuni esempi di, come dire, processi che si può pensare di automatizzare. Per esempio, per chi fa web e comunicazione, un pacchetto assistenza periodico per un cliente ha il potenziale per poter diventare, come dire, un prodotto parzialmente automatizzabile. Nel senso, noi facciamo poi effettivamente lavoro di assistenza, ma tutto quello che è la vendita, il rinnovo, la fatturazione, i messaggi per dire sta per scadere la tua sottoscrizione e così via, possono assolutamente essere automatizzati. E per quella che è la mia esperienza, nel momento in cui si crea una regolarità, si studiano molto bene i messaggi e i passaggi attorno a quelle che sono le aspettative del cliente, noi, facendo la fatica una volta e poi giusto monitorando come vanno le cose, abbiamo una esperienza del nostro cliente che è nettamente superiore rispetto a trovarci magari: oddio, sta per scadere la sottoscrizione di quello lì, ma io ho 1000 cose da fare. E quindi, come dire, un anno hanno un'esperienza buona perché noi abbiamo più tempo di seguirli, e l'anno dopo si sentono trattati un po' di corsa perché non abbiamo tempo in quel momento. Ci sono tante cose, ecco. Altre cose: processi di fatturazione di servizi o prodotti non particolarmente complessi. Anche qui i flussi di comunicazione possono essere automatizzati, la gestione, la registrazione delle fatture può parzialmente essere automatizzata, ovviamente sempre facendo le dovute considerazioni col proprio commercialista. Però altre cose, per esempio la raccolta e la categorizzazione di contatti di lavoro in un CRM, quindi si va a un evento, si va a una riunione, si conoscono persone. Avere, grazie all'uso per esempio anche solo di un cellulare, la possibilità di poter raccogliere facilmente, come dire, il contatto di persone che potrebbero essere interessate a quello che si fa o interessate a portare avanti dei discorsi per esempio di collaborazione o altro, non necessariamente vendita, anche perché il raccogliere, come dire, contatti per motivi di marketing richiede poi tutto un apparato legale a parte, ma semplicemente potersi ricordare chi ho incontrato andando a un evento o andando a una riunione, poter facilmente memorizzare nome, cognome
è mestiere, per esempio, di questa persona, il numero di telefono, magari mettere una nota, ci può aiutare, perlomeno. Io è un lavoro che sto facendo personalmente per me, per la mia impresa, da un po' di mesi, ed effettivamente è un grosso alleggerimento proprio a livello di fatica, di memoria, di stress, perché con molta facilità mi sono fatta un processo per cui per me è molto facile ricordarmi chi sono le persone che incontro e avere sempre sotto mano un modo per capire nel momento in cui mi serve chi fa cosa, dove ho incontrato questa persona, quanto tempo prima, se ci siamo scambiati delle mail, se ci siamo parlati e così via. Quindi anche questo è un processo, un insieme di processi che possono essere parzialmente automatizzati per poter aiutare appunto l'efficienza di quello che facciamo. Un altro processo che riesce molto bene quando si automatizza, per esempio, è raccogliere i dati dei clienti che hanno bisogno di registrare hosting e domini. Invece di mandare le mail sparse e dire mandami per favore il tuo codice fiscale, una roba l'altra, avere una form che tiene conto di tutte le cose, che registra quello che è, tutte le sottoscrizioni, tutte le gestioni che è in corso, con tutti i dati che servono, senza dover cacciare fuori Excel a caso, perdendoci ovviamente delle giornate. Quindi questi sono alcuni esempi di azioni che si possono automatizzare e che servono a farci risparmiare tanta fatica, tempo, soldi e evitare tanti errori. Quando voi avete individuato quello che nella vostra attività può essere automatizzato, automatizzabile in modo profittevole per voi, che cosa si può fare? Utilizziamo una tecnica proprio della UX, della progettazione per l'usabilità, che è prendere il processo e spezzettarlo, metterci lì con carta e penna, quindi vietatissimo, sconsigliatissimo, almeno per me, mettersi subito al computer, si prende carta e penna e si comincia a smontare il processo in tanti step, piccoli, non troppo grandi, diciamo, ma che siano, come dire, definiti da una, come dire, una sottoazione specifica. Quindi, per esempio, è compilazione di un form, validazione del form, invio del form, messaggi che partono, messaggio per l'utente, messaggio per me e poi magari formazione di un report. Quindi il processo viene tutto spezzettato sotto step e a questo punto diventa più semplice andare a capire intanto quali sono i passi principali e cruciali che si devono assolutamente fare, quelli che sono secondari, quelli che sono più difficili o che per qualche motivo riteniamo, poi si va per ipotesi sempre, riteniamo che possano essere più difficili da portare a termine con successo. Questo è molto importante per esempio negli e-commerce. Spesso, non sempre, ma spesso succede che tutti i micro passaggi che ci sono intorno al pagamento siano quelli dove è più facile che per qualche motivo l'utente abbandoni. E quindi sono quelli su cui poi va a concentrarsi tutta una serie di prove, test, azioni, cambi e così via. Dopodiché, una volta che noi abbiamo chiaro quello che dobbiamo realizzare, perché a questo punto noi abbiamo un percorso ben definito, sappiamo quali sono i passaggi che noi vogliamo rendere automatici e sappiamo quali potrebbero essere le crucialità connesse a questi passaggi. E quindi niente, a questo punto noi possiamo pensare a come innescare queste automazioni, come farle avvenire, dargli delle condizioni e così via. Bisogna ricordarsi, allora, l'automazione di per sé poi appunto può diventare molto complessa, ma di base è sempre fatta da tre passaggi. C'è un trigger, quindi una situazione o un'azione che innesca l'automatismo. Poi c'è, a volte, non sempre, ma spesso e volentieri, c'è una condizione o un insieme di condizioni, quindi che vanno a filtrare le tipologie di trigger, le tipologie di azione, eccetera. E poi c'è una o più azioni che vengono svolte a valle. Quindi quando noi pensiamo appunto a come automatizzare un passaggio, la prima cosa è dire ok, qual è la condizione che fa attivare quell'automatismo lì? Allora, per esempio, adesso ne faccio un esempio che è molto comune, ma giusto perché tutti abbiamo raffronto. Quando una persona va su un e-commerce, mette un prodotto dentro il carrello e poi abbandona il carrello. Quindi il classico carrello abbandonato. La tua condizione può essere: se una persona mette, se un utente mette un oggetto nel suo carrello e poi passano 3 giorni e non compra, io gli mando una mail. Ma
appunto possono essere anche altri tipi di trigger, ecco. Adesso per esempio in progetti che ho seguito negli anni scorsi, uno è un piccolo gestionale per gestire degli abbonamenti di manutenzione di macchinari meccanici. Abbonamenti che potranno essere 3, 4, 5 tipi diversi, ogni tipo deve attivare un processo diverso. Il cliente, quando si avvicina al momento di rinnovare il suo contratto, riceve una notifica in cui in tempo reale gli viene detto: quest'anno per riattivare la tua sarai contattato da questo operatore, oppure puoi, se hai fretta, chiamare oggi il numero tal dei tali. E appunto in base al tipo di sottoscrizione, queste notifiche possono essere una, due, un mese prima, due mesi prima e così via, collegato a un calendario o meno. In altri casi appunto addirittura gli arriva il modulo per firmare il nuovo contratto. In un altro caso l'attivazione era volontaria da parte di un amministratore di sistema, quindi un sistema di automazioni che va a portare alcuni contenuti multimediali che sono in un database di un'associazione che si occupa di cose specifiche. Una parte di questi contenuti, quando vengono aggiornati a database, devono finire in un catalogo gestito con WooCommerce. Non tutti. Quindi che cosa succede? Che l'operatore che aggiorna database deve volontariamente, come dire, indicare che ha fatto una sessione di aggiornamento che deve essere riportata sul database pubblico. Quindi che cosa succede? Quando ho finito la mia sessione di aggiornamento, mando un WhatsApp. Il WhatsApp fa partire la sincronizzazione. Se non viene data questa conferma, diciamo volontaria, la sincronizzazione non parte e si risparmiano ovviamente un sacco di risorse in termini di infrastruttura, di rete, eccetera, che altrimenti diventerebbero potenzialmente pesantissime. Questo è un po' il modus operandi. Quando noi abbiamo un'idea chiara del nostro progetto, e questo è uno degli ultimi passi in realtà molto attivi, c'è la scelta finalmente degli strumenti da utilizzare. Qua ce ne sono veramente tantissimi. Una cosa che a me preme sempre sottolineare è che non è importante lo strumento o il nome dello strumento, il brand dello strumento, il marketing che ci si fa intorno, ma è importante che sia adatto il più possibile, senza modifiche e senza fare cose strane, movimenti strani, a fare l'azione che noi vogliamo. Molto spesso per gestire un piccolo business strumenti utili rientrano proprio nella famiglia di tutto quello che è automation, che è low code, e sono strumenti che conosciamo e che usiamo comunemente. Per esempio, avere un CRM è utilissimo, forse la prima delle cose. Un CRM può essere HubSpot, per dire, e quindi qui si ha, come dire, la parte della nostra piattaforma di automazione che serve a raccogliere, catalogare i contatti e capire lo storico delle nostre conversazioni, email, eccetera, con un determinato contatto. Altri strumenti, un altro strumento è WordPress con WooCommerce, assolutamente comunissimo, ha un apparato di API che funziona alla grande e che quindi si può interfacciare potenzialmente con tutto. Altri sono i software di fatturazione, ci sono quelli più famosi, quelli meno famosi, ma anche qui tendenzialmente sono facilmente o relativamente facilmente collegabili con altri pezzi del sistema. Altri strumenti che si possono integrare nei nostri giorni di automazione sono per esempio tutte le piattaforme che servono a gestire il mail marketing. Chiaramente le piattaforme di mail marketing hanno già tutta una serie di strumenti al loro interno che servono, come dire, a segmentare il pubblico, a controllare cosa è stato fatto prima, dopo, a fare delle statistiche e così via. Ma quando vengono messi insieme a un e-commerce, sincronizzati con un e-commerce o con un CRM, propriamente detto, possono diventare veramente una potenza che, con budget veramente molto ragionevoli, permettono di avere il controllo della situazione sempre, in ogni momento, aggiornata in tempo reale. E poi ci sono i tool più propriamente detti di automazione low code. Il più conosciuto forse è Zapier, quello che uso di più io è Make. Sono degli strumenti che hanno tutta una serie di moduli già preimpostati che possono essere collegati appunto alle applicazioni di uso più comune. Ma la cosa bella è che, anche se spesso e volentieri vengono usati semplicemente per creare dei flussi di sincronizzazione da punto A a punto B, in realtà il loro potenziale va oltre questo. Permettono di aggiungere dei passi intermedi. Quindi, per esempio,
diciamo, un caso interessante in cui ho usato questa, diciamo, questo tipo di flusso di lavoro è un e-commerce che si occupa di vendere dei servizi su contratto. Che cosa succede? Succede che l'e-commerce è fatto con WooCommerce e i messaggi al cliente avvengono attraverso una piattaforma per le email. Che cosa succede? Succede che quando un determinato tipo di acquisto viene portato a termine, parte questo flusso automatizzato che crea il documento di contrattualizzazione in PDF con tutti i dati personalizzati del cliente. Questo PDF, al di fuori da qualsiasi altro flusso preimpostato di WooCommerce o altro, arriva via mail al cliente e c'è integrato un sistema di firma tipo DocuSign, e quindi il cliente dal cellulare o dal computer può tranquillamente firmare il suo contratto, cliccare un bottoncino e il contratto firmato torna al mittente. Quindi sostanzialmente si è andato a creare un tipo di evoluzione delle transazioni su WooCommerce che di suo, salvo mettersi a programmare o a fare insomma cose un attimino più onerose, non è predisposto per generare contratti, in una maniera molto più facile, veloce e sostenibile, e che in una fase iniziale, una fase di test di questo, della vendita di questo tipo di servizi, o quando l'organizzazione è molto piccola, quando non c'è budget per avere un team di sviluppo che faccia queste cose qua, quindi in condizioni decisamente più sostenibili, questo cliente ha potuto avere la sua piattaforma per poter generare, far firmare e archiviare i contratti completamente in modo automatico o semi-automatico. Per chiudere vi do altri due suggerimenti, altri due input che servono a cominciare a pensare un attimo in quest'ottica, e sono la fase di test e di correzione dei flussi e le prove con gli utenti reali. Questo perché quando noi costruiamo per la prima volta un sistema automatico, noi ci basiamo su delle ipotesi, quindi ci costruiamo, ci disegniamo il nostro processo e poi cerchiamo di realizzarlo. Ma quello che succede è che l'utente poi, nella quasi totalità dei casi, utilizza il nostro strumento non come pensiamo noi, ma come vuole lui. E mediamente noi che progettiamo, o anche appunto il cliente che chiede un determinato tipo di piattaforma, la pensa e la usa in modo molto sicuro, perché sa quello che ha chiesto, sa quello che ha costruito, mentre l'utente che non l'ha mai vista prima, quando ci arriva sopra va a tentativi. Per cui non so se a voi è mai successo sul vostro nuovo sito di farlo vedere a qualcuno e questo qualcuno comincia a pasticciarci sopra ed è scioccante, perché dici no, ma come, io l'avevo fatto e capivo tutto, e questo qua cerca la voce del menu, cerca la forma di contatto e fa tutte delle cose. Sì, questa cosa è normale perché l'utente non pensa come il progettista, e quindi sostanzialmente è importante, come dire, predisporre questi sistemi per raccogliere dei dati d'uso che ci dicano, per esempio, se gli utenti si bloccano sempre o quasi sempre a un certo punto del processo. Quindi equipaggiare per esempio un sistema di rinnovo abbonamento con una notifica, per esempio, che mi dica: guarda che c'è un utente di nuovo che è arrivato fino al passo numero 3 e poi non è andato avanti. A quel punto deve ovviamente scattare il dubbio e capire perché c'è qualcosa che non funziona, c'è una scritta che non si capisce e questo ci aiuta ovviamente poi a correggere i colli di bottiglia. C'è un'altra parte che è quella della ridondanza e sicurezza dei dati e dei processi. È importante in fase di progettazione capire quali sono i nodi fondamentali in cui vanno ad immagazzinarsi delle informazioni o dei dati che sono per noi cruciali. Questi strumenti informatici sono in genere molto affidabili, ma ogni tanto si inchiodano, raramente, magari una volta ogni 2 anni, ma sempre al momento sbagliato. Quindi, per esempio, se c'è una tabella, un database di raccolta di dati che per noi sono importantissimi, già che si utilizzano questi strumenti, tanto vale fare una copia di questi dati, come dire, che si veda su un altro software. Quindi, per esempio, io vado a sincronizzare tutti i dati di vendita del mio WooCommerce, li vado a sincronizzare in un foglio Excel. Per dire, c'è proprio la cosa più banale che si possa pensare, ma se per caso io per qualche motivi tecnici ho il WooCommerce bloccato, avrò modo di vedere cosa è successo fino a quel momento su un altro supporto. E quindi appunto anche questa parte qui può essere molto importante in fase di progettazione. E poi appunto una cosa veramente molto importante, sempre molto importante quando si vanno a creare processi automatici, e non dimenticarsi poi che esistono, perché è vero che partono e vanno come un treno, ma vanno monitorati da lontano, e quindi
bisogna sempre cercare di capire che cosa sta succedendo nel sistema, capire se e come gli utenti interagiscono con determinate componenti della nostra interfaccia, del nostro sistema o del nostro processo, capire se ci sono dei punti in cui tutto si blocca da sempre o da un certo punto in poi, chiaramente, se qualche cosa cambia nel corso del tempo, e quindi essere sempre pronti ad andare ad aggiornare e a cambiare quello che è stato fatto in fase correttiva o in fase migliorativa. Quindi questo è, come dire, il modo di affrontare piccole automazioni per piccoli business. Un po' di strumenti appunto utili che io adopero ve li ho detti. Tre più interessanti ultimamente, no, questo non l'ho menzionato forse, c'è WhatsApp. Ho clienti che mi hanno fortemente chiesto automazioni che includono i messaggini WhatsApp. Non sono facilissimi da impostare, non sono facilissime da usare, sono anche un po' costose se si fa tanto traffico, ma a livello di esperienza d'uso, sia per chi gestisce, sia per l'utente finale che riceve messaggi, sono veramente di un'efficacia pazzesca. Ok, grazie. Grazie a voi.